Il Catania a caccia dell'allenatore giusto che possa guidare la squadra verso l'immediata risalita in Serie B. Il direttore generale Lo Monaco sta sondando accuratamente il terreno, vagliando l'ipotesi Gautieri prima fra tutte, senza perdere di vista eventuali valide alternative, tra queste Bielizza o lo stesso Auteri, oppure il classico nome non ancora pronunciato tirato fuori dal cilindro. A fine mese a Torre del Grifo arriverà Vergara, ma intanto Lo Monaco continua a lavorare alacremente, in stretta sinergia con i suoi più diretti collaboratori. Ma è inevitabile che ci debbano essere dei giovani in rosa. Dobbiamo avere ben 10 elementi sotto classe 95, quindi è inevitabile che ci siano dei giovani. Catania è una piazza ambita, una piazza dove a tutti piacerebbe giocare, però io aggiungerei a tutti quelli che vengono e a quelli che ci sono eventualmente, a patto che buttino sangue. Il Catania del futuro punterà sui giovani ed è anche in questa direzione che va inquadrata la scelta del direttore generale di affidare il settore in questione ad Alessandro Failla. Io sono felicissimo di essere ritornato a casa, onorato e orgoglioso. Questo giorno l'ho sognato, l'ho immaginato, l'ho desiderato e quando meno te lo aspetti si è realizzato. Quindi è doveroso ringraziare chi ha reso possibile questo. Ritorno, diciamo, nel posto che avevo lasciato. In genere si tende sempre a dire: prima si faceva così. Io ringrazio tutte le persone che in questi 4 anni si sono avvicendati, credo sono state 4 persone in 4 anni che si sono avvicendate nella gestione del settore giovanile.